Buongiorno, innanzitutto e grazie. Sì, Maddaloni presenta lo stesso trend, insomma, del resto della provincia, della regione e dell'Italia. Non era una situazione drammatica o fuori controllo un mese fa, è una situazione in linea oggi. Circa un mese fa noi avevamo oltre 450 positivi, determinate anche da alcuni comportamenti, diciamo, un po' superficiali, anzi molto superficiali, da parte di alcune fasce di popolazione che soprattutto nel periodo relativo alle prime comunioni, al periodo pasquale, insomma, non avevano osservato norme di particolare prudenza, e oggi siamo al di sotto dei 150 positivi, con un trend di discesa che è costante nell'ultimo mese, e a testimonianza del fatto che, così come non era giusto farsi prendere dal panico un mese fa, allo stesso modo è doveroso anche oggi ricordare che purtroppo la pandemia non ce la siamo ancora lasciata alle spalle, che ci sono ancora da osservare delle norme, anche se meno stringenti, di distanziamento, e soprattutto vorrei ricordare sulla necessità dell'uso della mascherina, che non è una cosa simpatica. Innanzitutto a me non sta simpatico e non risulta agevole anche in questo periodo tenere la mascherina, ma rimane ancora un comportamento da assumere per garantirsi rispetto a possibili recrudescenze del virus. A questo proposito vorrei dire che, poiché il tempo è galantuomo, io non amo dirlo, anche se spesso lo penso, lo devo dire, insomma, confesso questa cosa, che avevo ragione, perché meno di un mese fa nella città si era determinata una situazione per la quale sembrava che fossimo di fronte ad una situazione di incontrollata per quanto riguardava il Covid, e soprattutto sulle scuole si era addensata la pressione fortissima, soprattutto da parte di alcuni genitori che si erano autoproclamati in maniera unilaterale rappresentanti della maggioranza o della totalità dei cittadini di Maddaloni, i quali facevano pressione per la chiusura delle scuole. Addirittura si è vagheggiata di petizioni, di mancanza di sensibilità da parte del sindaco, di fatto poi ci sono alcuni che hanno preso l'abitudine di dove sta il sindaco, dove sta il sindaco. Il sindaco sta a lavorare tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per quello che gli è possibile, per cercare di fare il suo mestiere in maniera seria, però non secondo le pagliacciate che oggi vanno per la maggiore. Avevamo ragione, perché grazie anche al lavoro encomiabile dei dirigenti scolastici, delle dirigenti e dei dirigenti scolastici, a cui va tutto il mio ringraziamento, abbiamo garantito il funzionamento delle scuole e abbiamo garantito ai nostri ragazzi di poter riprendere perlomeno uno spezzone di normalità. Io credo che questo sia un merito, anche se non è molto spesso popolare, anche se il mestiere più complicato in questo periodo è quello molto spesso proprio dei sindaci, perché se fai una cosa non va bene, se non la fai non va bene lo stesso. Quando le scuole erano chiuse tutti si lamentavano perché bisognava aprirle, quando le scuole erano aperte molti si lamentavano perché bisognava chiuderle. Però questo fa parte del gioco, diciamo, e ci sta. Io voglio dire, rilevo queste cose solo per dire che molto spesso i tempi delle decisioni amministrative, delle decisioni politiche, non corrispondono a quelli della pancia della gente. So di navigare controcorrente, perché viviamo in un'epoca nella quale conta molto più quello che si dice che quello che si fa, ma io continuerò ad operare secondo coscienza e secondo i tempi che sono dettati dal buon governo, che deve essere caratterizzato soprattutto dall'indipendenza di giudizio di chi deve assumere determinazioni, e non dalla rincorsa al like su Facebook o al facile consenso dei social. A proposito del Covid, sempre per dire, non per rivendicare titoli, perché non ne possediamo, ma come città di Maddaloni, io vorrei far evidenziare
ai nostri concittadini innanzitutto e poi coloro che non sono di Maddaloni, che questa città ha un ospedale Covid interamente dedicato, che è stato un elemento di grande disponibilità e di grande civiltà dell'intera comunità. Perché rinunciare ad un ospedale che fornisce assistenza sanitaria per metterlo a disposizione di una comunità molto più vasta è un elemento di solidarietà ed è un sinonimo di comprensione delle difficoltà e delle necessità generali che vanno tutto ad onore della nostra città. Questa è una città nella quale c'è un drive-in per i tamponi che ha fatto tamponi anche per 700-800 tamponi in una giornata. Questa è una città nella quale da pochi giorni funziona un'hub vaccinale nella caserma Magrone che a ieri ha erogato più di 1200 somministrazioni e che arriverà probabilmente a regime a superare le 2000 somministrazioni di vaccino quotidiano, giornaliere. Io credo che ci siano pochi casi analoghi di città delle nostre dimensioni in Italia che hanno dato un contributo così forte alla lotta alla pandemia. E io credo che questo elemento sia un elemento di cui dobbiamo andare tutti complessivamente fieri. Lo dico non per rivendicare meriti particolari, perché ci sarà sicuramente qualcuno che dirà: ma perché l'hai fatto tu? Certo, perché quella la logica è che quando le cose non vanno bene la colpa è del sindaco. Se si fa qualcosa di buono, dice: ma mica hai fatto tu? Su questo non c'è dubbio. Ma al di là di chi l'ha fatto, l'ha fatta l'ASL, l'hanno fatto i militari, il comune non c'entra nulla, viva Dio. E così accontentiamo anche i critici ad oltranza. Ma come città noi dobbiamo essere orgogliosi di aver dato un contributo significativo alla lotta al Covid. E credo che dal punto di vista politico della rivendicazione di una centralità, anche per le scelte che dovranno venire da qui poche settimane o pochi mesi, quando si tratterà di discutere in termini concreti di ripartenza, questo sarà un elemento che io come sindaco e tutte le componenti della nostra città dovremmo mettere ai tavoli porre sui tavoli di discussione perché credo che sia un elemento di credito da non sottovalutare. L'hub vaccinale che sarà inaugurato mercoledì prossimo è, credo, veramente un vanto, in maniera perfettamente organizzata, e di questo devo ringraziare a nome di tutta la città. Soprattutto la gestione militare da parte del generale Riccardi e del colonnello Milone, che hanno determinato delle condizioni di perfetta organizzazione, sia dal punto di vista logistico che organizzativo che di accoglienza. Credo che come comune stiamo facendo la nostra parte, ma credo che sia ancora più importante sottolineare come in questa fase di diciamo di riduzione, no, della pressione dell'epidemia, sia necessario porre già da subito le basi per chiarire quello che dovrà essere il futuro. E mi riferisco in questo caso all'ospedale di Maddaloni. In questi giorni sta emergendo come elemento di dibattito quello di ragionare subito sul futuro dell'ospedale. Io credo che in maniera molto responsabile dobbiamo dire che la riconversione complessiva dell'ospedale di Maddaloni non è un argomento che potrà vedersi realizzato da qui a qualche giorno, a qualche settimana. Che credo che l'attenzione, la soglia di attenzione rispetto al Covid debba rimanere, rimarrà alta ancora per un po' di tempo. Però si tratta ovviamente, e credo che sia legittima l'esigenza di chi la solleva, si tratta di cominciare a ragionare sul futuro. E di farlo avendo ben chiaro che l'ospedale di Maddaloni non può e non deve essere più messo in discussione. Devo dire che ai livelli decisionali, quelli sanitari e quelli politici regionali, non mi sembra che questo ci sia. Si tratta di fare in modo che nei tempi più rapidi possibili si possa ritornare ad una gestione ordinaria dell'assistenza medica. A questo proposito, anche su sollecitazioni di gruppi politici che hanno inteso rivolgersi a me in questo senso, la settimana prossima ci sarà un consiglio comunale dedicato all'argomento,
dal quale credo, spero, mi auguro, sono certo che verrà fuori un impegno unitario di tutte le forze politiche affinché la Regione Campania e l'ASL di Caserta prendano impegni ancora più concreti ed immediati per la riconversione dell'ospedale. Ovviamente tutto questo dovrà accadere senza le solite classiche pressioni molto particolari del singolo operatore che non so, spostati, quello che teme di perdere qualche piccolo coso. Gli operatori sanitari hanno dato una prova, una testimonianza straordinaria di abnegazione al dovere. Io non uso il termine eroe perché mi sembra troppo enfatico, ma sicuramente si è trattato di una testimonianza straordinaria di, diciamo, di solidarietà civile che è andata molto al di là di quelli che sono gli obblighi tipici del lavoratore. Ora si tratta di fare in modo che la politica, senza pressioni, possa prendere le sue decisioni ed essere in linea con quelli che sono gli impegni che sono stati assunti e con quelle che sono state diciamo, le decisioni che sono state realizzate in questi mesi. Durante questo periodo l'ospedale di Maddaloni è stato oggetto di interventi di ristrutturazione straordinari. Ed è proprio di qualche settimana fa l'approvazione da parte del direttore generale del progetto con conseguente finanziamento del progetto del nuovo pronto soccorso che sarà realizzato con una nuova palazzina a parte, quindi in modo tale, con nuovi posti letto, in modo tale da dare ulteriore funzionalità al nostro ospedale. Si tratta adesso, dopo la riconversione che sicuramente avverrà, di ipotizzare per il nostro ospedale un futuro che io vedo intimamente collegato con quello del realizzando Policlinico Universitario, perché la prossima sfida sarà quella di fare in modo che l'ospedale di Maddaloni diventi polo funzionale dello Policlinico Universitario, in modo tale da far sì che ci sia anche un salto di qualità, oltre che dal punto di vista dell'erogazione delle prestazioni, anche dal punto di vista della qualità, in questo caso scientifica, delle prestazioni che verranno erogate. La posizione è questa: con la riduzione della pressione del Covid dovranno essere ripristinati progressivamente tutti i reparti che c'erano prima e dovranno essere questi reparti, a partire dal pronto soccorso, dovranno essere ripristinati con una particolare attenzione al fatto che oggi l'ospedale civile di Maddaloni è un ospedale che è fortemente, ha una forte vocazione in riferimento agli interventi d'urgenza, alle emergenze. Di questo si tratta. Noi abbiamo oggi, è forse l'ospedale con il maggior numero di posti di terapia intensiva della provincia di Caserta, in proporzione tra quelli che ne hanno di più in tutta la regione Campania. È chiaro che la vocazione è una vocazione determinata in questa direzione. Fatto questo ragionamento, ripristinata la funzionalità generale dell'ospedale con la riproposizione dei servizi precedentemente erogati, si tratterà di ragionare su quelli nuovi da prevedere in virtù delle nuove disponibilità, no? Anche dei lavori di ristrutturazione che sono stati realizzati e che sono in fase di realizzazione, che rendono, rendono possibile la maggiore utilizzo. Poi c'è il discorso a cui facevo riferimento prima, la prospettiva del nostro ospedale, a mio avviso, ma qua si tratta di ragionare e di confrontarsi sia con le autorità accademiche, sia con la regione che con le autorità sanitarie, credo che debba essere una funzione complementare e sussidiaria al Policlinico Universitario. Io, il Policlinico Universitario non ha il pronto soccorso, no? Non, generalmente è così, tranne che in alcuni casi. Penso per esempio a quello che ho conosciuto all'ospedale di Siena, per esempio, dove invece svolge anche queste funzioni per un rapporto con la regione toscana, ma i policlinici universitari in genere non hanno pronto soccorso. Io credo che l'ospedale di Maddaloni possa diventare sicuramente un punto di riferimento per il policlinico in riferimento alla gestione delle emergenze, quindi ad una interconnessione tra le attività accademiche e le attività assistenziali che possa dare maggiore lustro e maggiore capacità al nostro ospedale di essere punto di riferimento per quanto riguarda le emergenze. Per dirla così in sintesi, non siamo stati con le mani in mano, e pur non essendo ancora in una fase di bilancio definitivo, credo che abbiamo fatto la nostra parte. L'abbiamo fatta perché abbiamo inteso assumere come linea di principio quello della serietà.
Qualche giorno fa mi è capitata una cosa, la voglio raccontare questo episodio, giusto per dire, mi è capitato di vedere sui social il post di un nostro concittadino, nel quale prendeva un avviso di un altro comune della provincia di Caserta, nel quale era scritto, questo comune scriveva, il mio collega, che abbiamo mantenuto le promesse, abbiamo abolito la TOSAP fino al 31 dicembre. Abbiamo ridotto la Tari per coloro che sono stati colpiti dal Covid, abbiamo fatto nuovi buoni spesa, faremo interventi sulle bollette. C'è tutta una serie di cose che praticamente non hanno fatto i comuni, ma che ha fatto il governo, che il governo ha sospeso la TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre. Il governo ha inviato ai comuni e sta inviando ai comuni i fondi per nuovi interventi di carattere socioassistenziale, per la riduzione della Tari. C'è tutte cose fatte dal governo che quindi fanno tutti i comuni normalmente. Eppure questa cosa veniva riportata da questo nostro concittadino con l'espressione, dice, vedete, questa sì che è un'amministrazione, mica come quella della nostra città. E beh, io vorrei dire, queste sono cose che noi stiamo facendo normalmente, le abbiamo fatte, le faremo, così come abbiamo approvato recentemente il bilancio dove abbiamo inserito una somma di 150.000 euro per sostegno alle partite IVA, penso ai tanti commercianti, agli ambulanti, di cui che a Maddaloni sono tantissimi, che non hanno potuto svolgere per molti mesi la loro funzione. Ecco, in maniera seria, in maniera responsabile, con tutte le difficoltà del caso, ma credo che la nostra parte l'abbiamo fatto.